a me l'arduo compito di tirare qualche conclusione, ma io ritengo, per quello che ho sentito, che la mia stessa relazione si pone come relazione conclusiva, perché in certo qual modo, seppure a priori, avendola io preparata, si rifà alle stesse tematiche, certo non in maniera ripetitiva, che sono state trattate nelle relazioni. Però prima di procedere con la mia relazione, mi pare che sia anche importante il fatto che io possa così sottoporre a voi quelli che sono stati i concetti a mio parere fondamentali, incisivi durante tutta questa seconda giornata di studi su Monsignor Mario Sturzo, che da un lato mi hanno impressionato, ma che voglio e desidero sottoporre alla vostra riflessione. Però prima ancora di fare questo, io devo parteciparvi un po' quello che ho detto a Monsignor Vescovo nel momento in cui mi comunicava che sarebbe andato per impegni della diocesi ad Enna alle 18:15, già le 18:15 ci sono. Che cosa ho detto? Io ho detto: Eccellenza, innanzitutto mi deve scusare se io in questa occasione sono costretto a citare me stesso, cosa che quasi non faccio mai. Perché? Perché ritengo di poter portare un certo contributo anche, non solo alla giornata, ma anche alla figura e all'opera di Monsignor Mario. E desidero citarvi queste ultime righe di una mia conclusione fatta sempre a Piazza Armerina 21 anni fa. 21 anni fa. Mi trovai nella stessa identica circostanza per un invito graditissimo datomi da Monsignor, allora forse non era neanche Monsignore, era Presidente della Facoltà Teologica di Sicilia, Cataldo, Rimpianto, amico carissimo. Mi volle in quella circostanza e fu la prima volta che io mi accostai alla figura di Monsignor Mario Sturzo. Ebbene, a conclusione di quella giornata, le mie parole furono queste, poi scritte nella raccolta degli atti. Dopo questo convegno, promosso dal Vescovo Cirringione, affidato al coordinamento scientifico del professor Don Cataldo Naro, forse neanche presidente, preside, se non sì, vicepreside, sì, perché c'era di Cristina, già vero. Dunque, affidato al coordinamento scientifico del professor Don Cataldo Naro e accuratamente organizzato da Monsignor Cosimo Federico, Don Ettore Bartolotte, Don Antonino Scarcione, diventano, ecco qui l'attualità queste poche righe, diventano legittime anche le attese per una stampa completa e sistematica degli scritti di Monsignor Mario Sturzo e per una maggiore disponibilità degli archivi centrali che custodiscono le sue carte. È un augurio, il mio, che non può non essere condiviso dagli studiosi che con attenzione e con interesse hanno contribuito a rendere stimolanti le sue giornate di studio. Io voglio iniziare questa conclusione con quest'altra conclusione. Il Vescovo mi ha assicurato che farà di tutto affinché ciò avvenga. E io anche mi sono permesso di consigliare il Vescovo dicendogli: ma Eccellenza, guardi che oggi questo si può fare a costo zero, cioè le pubblicazioni si possono fare tramite internet, come abbiamo fatto noi all'Istituto Sturzo. Infatti l'opera omnia di Don Luigi Sturzo è integralmente, si va aggiornando man mano che gli inediti vengono fuori, su internet e si può scaricare gratuitamente. E a giovani ai quali io ho assegnato delle tesi di laurea, che si sono trasferiti poi a Parigi, a Londra per l'Erasmus, hanno continuato a lavorare perché scaricavano le opere e potevano lavorare, riflettere ed avere. Ebbene, questo va bene, su Monsignor Mario non è avvenuto. E ancora, bisogna anche constatare
che mentre l'esilio di Don Luigi finì nel 46, va bene, e tornò ad essere il cittadino che tutti conoscete, diventando coscienza critica della Democrazia Cristiana e della democrazia occidentale in genere, purtroppo Monsignor Mario Sturzo rimane isolato qui, a Piazza Armerina. E nessuna sorpresa se alla Cattolica di Milano si fa una tesi su Monsignor Mario Sturzo e i commissari di quella seduta di laurea si meravigliano, non tutti, qualcuno era a conoscenza, ma come? Don Luigi Sturzo aveva un fratello ed era per giunta vescovo. Ecco a che punto siamo arrivati. Con l'aggravante, badate, che mentre filosofi che ritengo inferiori di Monsignor Mario sono entrati nella storia della filosofia, vi faccio degli esempi, Francesco Restano, Dolle, eccetera, eccetera, ancora, va bene, Monsignor Mario non è stato inserito neanche in mezza riga nella storia della filosofia, e di questo la responsabilità è nostra. 21 anni sono passati da quella mia raccomandazione, per carità, io ero nessuno lì, insomma, ero uno invitato per amicizia da Cataldo Naro, va bene, e sentì come studioso il bisogno, va bene, di dire questo, perché poi tornando in università io non ero in grado neanche di assegnare una tesi su un signor Mario, proprio perché mancavano i testi. E per questo stesso lavoro che ho dovuto fare oggi io, va bene, per la mia relazione, io ho fatto il giro delle biblioteche di Palermo, qua e là c'era qualche lettera pastorale, e sapete chi mi è venuto incontro con tanta generosità? Monsignor Rino Ladeffa, preside dell'attuale facoltà teologica, che privatamente a casa, tenendoli gelosamente, fa bene a tenerli custoditi, perché sono gli unici libri che a Palermo circolano, me l'ha prestato e io ho potuto lavorare per come ho potuto fare. E c'è di più, Monsignor Cito l'ha sentito perché io ne parlavo a voce alta con Sua Eccellenza. Se voi scorrete internet e andate su Google e guardate tutte le voci, ma si presenta tra le prime postazioni, e Monsignor Mario Sturzo, sapete cosa trovate? Trovate un'immagine di Luigi Sturzo e sotto scritto Monsignor Mario Sturzo. Certo, chi ha fatto questo non conosceva né Mario né Luigi, però è grave che avvenga, perché poi su Luigi c'è tutto un oceano di notizie, di informazioni, e l'opera unga, come già vi ho detto, si trova scaricabile in internet alla portata di tutti. Ebbene, quali sono questi concetti che io ho colto così e velocemente? Li voglio sottolineare, sono concetti colti da me, ma certamente ognuno di voi forse avrà fatto certamente meglio, ma io me ne vado carico, va bene, di stimoli per queste indicazioni che sono state date in questa giornata. Monsignor Vescovo, per esempio, stamane ci ha ricordato come e perché Mario Sturzo ha saputo reagire al tempo in cui egli visse, il come e il perché l'abbiamo anche appreso da tutte le relazioni. Il professor Pasquale Bellanti ci ha fatto una chiara sintesi del neosintetismo, chiara, veramente bene, per quello che ha potuto dire di una filosofia smorzata, piuttosto, che non ci consente di poter, avendo a disposizione il capo, cogliere la fine. Il professor Gaetano Zito, Monsignor Zito, ci ha illustrato con vasta documentazione il titolo fortemente allusivo della sua relazione, fortemente allusivo. Mario Sturzo, un vescovo tra Scilla e Cariddi, ossia tra la Santa Sede e il regime fascista. Grazie anche per tutto quello che lei in merito ha voluto mettere in rilievo. Professor Pasquale Buscevi, non vedo più, se ne è andato, forse avevo impegni, già oggi è sabato, per cui professor Pasquale Buscevi, richiamandosi alle prime lettere pastorali di Monsignor Mario Sturzo, ci ha ricordato che il progetto di restaurazione speciale esige una formazione di coscienza, soprattutto nei preti, e questo è chiaro, lo sappiamo noi laici, ne siete consapevoli voi come guide spirituali di noi laici.
Il professor Marcello Malpensa ci ha parlato di Monsignor Mario, attendo alle varie fasi e agli aspetti del primo conflitto mondiale, attraverso anche un'interessante rassegna fatta degli articoli da lui reperiti. E questo, possiamo dire, è anche un motivo da parte nostra per, assieme a tante altre associazioni culturali, assieme a tanti altri istituti, celebrare, va bene, la ricorrenza del centenario dell'inizio della prima guerra mondiale, perché abbiamo visto come il Monsignor Mario Sturzo abbia dato il suo contributo veramente da patriota, e ciò porta acqua al mulino della mia relazione, perché parlo di civismo, e se questo civismo non è, va bene, ditemelo voi. Professor Marco Leonzio fa il punto sul regime che in maniera, diciamo, anomala, d'accordo con Monsignor Sito, ci presenta il Vescovo Mario come un caso unico per quello che ebbe a soffrire, va bene, durante il suo episcopato, che va dal 1903 al 1941. Voi dite, ma la prima fase fu una fase di sofferenza? Sì, guardate, io ho trovato delle lettere che ancora non sono state pubblicate in quel carteggio che tutti conosciamo, curato di Mario De Rosa, che ora sono 5 volumi per la cura di Argiolas, l'archivista dell'Istituto Sturzo, e molte lettere che ancora non sono state pubblicate, in alcune delle quali Luigi cerca di confortare Mario per il fatto che, va bene, e Mario aveva espresso il suo dolore per le lettere anonime che certamente secondo lui venivano dal clero, da parte del clero, da alcuni sacerdoti, forse della diocesi. Certe lettere veramente Mario accorato, Sturzo, con tutto quell'affetto che sappiamo che correva tra questi due fratelli, cerca di confortarlo, di dire sì, ma non ti preoccupare, volendo, insomma. Siamo ancora prima del 24, insomma, in un periodo in cui si può pensare ad un episcopato più sereno, altro che sereno, era attaccato all'interno, perché, e poi forse gli stessi preti continuarono, abbiamo saputo, ad attaccarlo con quella etichetta di antifascista, va bene, che consentiva anche di mobilitare i gerarchi. Il professor Luca Capranzano giustamente sottolinea che non è possibile separare Mario e Luigi, e l'ha fatto in maniera anche molto, molto interessante, per aver messo in evidenza alcuni aspetti, andando oltre anche a quello che in merito sappiamo che è stato scritto da Salvatore Latorre. Che Salvatore Latorre insiste sulla questione della spiritualità tra l'uno e l'altro, mentre il professor Capranzano ha voluto mettere in evidenza la differenziazione, ma anche parallelismi che c'erano tra l'uno e l'altro, differenziazione per esempio sui concetti di società, di politica, di storia, eccetera, eccetera, ma non li ripeto perché voi l'avete ascoltato con molto anche interesse. E poi il professor Capranzano mette anche in rilievo un aspetto che certamente ci presenta Sturzo non come il filosofo dell'antichità che guardando le stelle fantasticando finisce nel pozzo, perché giustamente sottolineato lui era un filosofo di grande praticità, questo è un concetto che indubbiamente potrebbe essere ancora ulteriormente sviluppato. Il professor Gamba Curta riscopre la produzione di Monsignor Mario per coglierne meglio l'attualità, che, come ben dice lui, c'è. E nell'elenco che ha fatto dei sacerdoti che lo collaboravano per l'attività cooperativistica, ho sentito anche il nome di Monsignor Lo Monaco di Val Guarnera,
certamente questo è qualche cosa che documenta ulteriormente non solo il pensiero sociale di solidarietà nei riguardi dei lavoratori in genere, ma anche una discesa in campo nell'organizzazione di quegli strumenti che allora erano le cooperative per risollevare le sorti degli operai, per risollevare le sorti dei contadini. E poi, mettendo anche in evidenza un aspetto che si può dire sia di Mario, ma soprattutto di Luigi, ma soprattutto di Monsignor Mario, perché era più attento a questi temi, il sacerdote è per l'individuo e non l'individuo per il sacerdote. Con le testimonianze apprezzabili, bene, di Monsignor Petralia e Monsignor Spina. Il Monsignor Petralia è il pastore che poi diventò vescovo da Agrigento? No, perché belle testimonianze veramente, che si aggiungono a quelle che abbiamo avuto stamattina del novantenne che, bene, se non l'avessimo fermato sarebbe ancora qua a dirci comunque sia, allora. Ora, gentile professoressa Sansone, fino a questo punto il mio parlare non lo considero fiscalizzato dal cronometro, per cui io mi faccio la relazione prendendomi 40 minuti che ho concesso agli altri, tentando e sperando che io controllore mi possa controllare. Vabbè. Ah sì, vabbè, qui c'è, io mettevo il cronometro addirittura per una questione di equità, insomma. E devo dire che lui ci ha regalato dei minuti, ma anche lui 7 minuti ce li ha regalati. Dunque, ma se l'avete regalata a me, allora continuiamo. Allora sentite, voi sapete bene qual è il titolo della mia relazione. Il titolo della mia relazione è Il civismo, Mario Sturzo, 2 punti, il civismo quale presupposto per una politica in senso cristiano. Mario Sturzo, nella storia delle idee politiche, io insegno storia delle dottrine politiche, perciò consentitemi di rimanere nel mio campo, quantomeno sperando di poter essere più puntuale, si può collocare Mario Sturzo tra quei filosofi che hanno dato un valore specifico alla pedagogia, tenendo anche in conto l'importanza e la funzione dell'educazione civica nell'ambito della società e dello Stato, in specie se lo Stato è retto da una forma democratica di governo. Egli appartiene o può appartenere a quel filone di pensatori che, solo per citare i più noti, iniziano da Platone e proseguono nel corso dei secoli con Agostino di Ippona, Tommaso d'Aquino, Jean-Jacques Rousseau, Emanuele Kant, Antonio Rosmini, Benedetto Croce e per certi aspetti, perché lo trascina lui stesso, l'abbiamo visto nelle relazioni, soprattutto in quella del padre Capranzano, Giovanni Gentile. Costoro, assieme ad una folla di minori, pur partendo da premesse metafisiche diverse o addirittura divergenti, si muovono sulla base di un comune denominatore configurato nella esigenza di forgiare l'uomo in sé e di accompagnarlo nel suo processo di maturazione da individuo naturalmente sociale a civis, a cittadino, affinché, quale membro della comunità di appartenenza, contribuisse in un modo o l'altro alla realizzazione del bene comune. In Mario Sturzo, così come nei luoghi di autentica matrice cristiana, si va oltre questa finalità meramente terrena e si punta alla sublimazione di tale traguardo sino a proiettarlo oltre la politica e oltre la storia. Consistono in ciò il senso e l'essenza di una delle più ampie lettere pastorali del presule piazzese dal significativo titolo, a voi tutti noto, L'educazione
nelle sue ragioni supreme, 1938, laddove sin dalle prime pagine egli spiega che la vera educazione, se non sue parole, non è quella che si limita alle visioni della pura ragione in ordine alla pura vita temporale, ma quella che prende tutto l'uomo, che prende l'uomo in ciò che in lui è transitorio e in ciò che è perenne, in ciò che lo fa onesto e in ciò che lo fa cristiano santo, risolvendo in santità ogni sua azione, anche le azioni più umili e meno spirituali. Quando dice che lo fa onesto, lì c'è già una buona dose di civismo che lui vuole che nell'uomo ci sia. L'uomo corretto, l'uomo onesto, certamente ha un comportamento civico. Questa lettera pastorale, scritta tra il 1936 e il 1938, è la summa del pensiero pedagogico di Mario Sturzo e in quanto tale raccoglie concetti e teorie elaborati prima della dolorosa vicenda del 1931, allorquando il Vescovo dovette interrompere la produzione filosofica e rinnegarne ufficialmente i contenuti per perentorio ordine della Chiesa, della Curia Romana. Egli, anche per la sorveglianza effettuata nei suoi confronti dal regime fascista, non poteva esplicitare con chiarezza di espressione e con appropriata terminologia il suo pensiero politico, ma ricorrendo a sottili perifrasi e illustrando modelli di vita, riproponeva il suo progetto cristiano di famiglia, di società e di Stato. Lo sforzo mio è stato quello di leggere fra le righe, dietro le righe, per capire un po' quello che egli voleva dire, perché ufficialmente gli era proibito. Non dovette comunque esimersi dall'usare un linguaggio senza veli tutte le volte che in privato o negli incontri con le organizzazioni cattoliche della diocesi ritenne opportuno farsi esplicito interprete di se stesso e delle sue lettere pastorali. Voi immaginate il vescovo che nelle lettere pastorali è costretto ad esprimersi in una certa maniera, però poi negli incontri che fa con l'azione cattolica dice: guardate che io qui con questa parola intendo dire tutto quello che purtroppo non mi è stato possibile scrivere. Da qui certe accuse di propaganda politica illecita. Accuse fondate, badate, ma ovviamente ingiuste e calunniose. Fondate perché? Perché effettivamente il vescovo cercava di spiegare se stesso. Calunniose ad opera di talpe, qualcuna anche in veste talare, che erano in contatto con i gerarchi fascisti locali. Nel 1929, anno dei patti lateranensi, il vescovo, prima ancora della tempesta, nell'interessante saggio Problemi di filosofia dell'educazione, aveva scientificamente confutato e smontato la validità di una possibile educazione di matrice idealista come quella teorizzata da Gentile e adottata dal fascismo. Ne aveva fatto una critica radicale, associandolo alla critica del materialismo, nel quale non si può parlare di educazione perché dove è sola materia manca la libertà. E subito dopo aggiungeva che nemmeno se ne può parlare se contro l'idealismo, perché dove è solo spirito e sola soggettività non è possibile processo, ma deve trovarsi pura attualità in cui tutto è fatto e nulla occorre più fare. Tutti ricordiamo la filosofia del capostipite dell'idealismo, o Fichte, o Schelling, o soprattutto Hegel, per capire un pochettino il vescovo che cosa intendeva dire. E adattando al suo ragionamento una nota frase aristotelica, osservava che se fosse vero il primo, cioè il materialismo, il metodo materialista, l'uomo sarebbe un semplice bruto; se fosse vero il secondo, l'uomo sarebbe un dio. Chi ha fatto filosofia sa benissimo come Aristotele adotta questo stesso ragionamento quando parla dell'uomo, il quale è un essere sociale e da solo può essere solo un bruto, va bene, mentre con gli altri può essere e arrivare ad una dignità maggiore.
L'educazione, in altri termini, è un processo e, in quanto tale, deve presupporre il dualismo soggetto-oggetto, potenza-atto, e arrivare alla razionalità e alla libertà, poiché la razionalità, sono parole del Vescovo, fa conoscere come occorre regolare il processo, e la libertà rende capaci di attuare il processo che si reputa educativo. Il comportamento dei cittadini nella dinamica realtà sociale e politica, nonostante sia regolato, come vedremo, da norme educative particolari, fa parte di questo processo. Mario Sturzo, per marcare la responsabilità morale di ognuno di fronte alla scelta delle proprie azioni, sostiene che mentre l'intelletto indica il vero, a indurre l'individuo al bene o al male è la sua libera volontà morale. Virtù e dovere, infatti, non avrebbero senso, non potrebbero avere compimento se l'uomo, sia pure nella sua relatività e nella sua dipendenza ambientale, non godesse di libero arbitrio. Il civismo, inteso come alto senso del cittadino, dei propri doveri, e come tendenza a trascurare o a sacrificare il bene individuale per l'utilità comune, è un'idea cardine nella concezione pastorale e sociopolitica di Mario Sturzo. Il termine civismo, come tutti ben sappiamo, derivante dal latino civis e dal francese civis, non era molto in uso in Italia nei primi decenni dello scorso secolo e, per quanto mi risulta, non ricorre negli scritti sturziani né di Mario né di Luigi. Ma il concetto, in forma analitica e sintetica, è più volte presente nella produzione del Vescovo e vuole appunto significare l'insieme di tutte le qualità che caratterizzano il buon cittadino. Per lui l'educazione, nell'accezione più vera e intera della parola, sono le sue parole, è un ordinare o riordinare le proprie tendenze e un disciplinarle in modo che uno si renda disposto a compiere con facilità, prontezza, amore tutti i doveri della vita. I doveri del cittadino rientrano in tutti i doveri della vita, in ordine al fine intrinseco della stessa. Accanto ai doveri etici e sociali, Sturzo rileva anche l'utilità di vivere in armonia con la propria società e non fare i solitari o i singolari, perché farlo, contrastando alla società come vera armonia, sarebbe egoismo vizioso. È possibile, secondo lui, constatare che una società ben ordinata importa consonanza d'agire dei singoli o almeno prevalenza di consensi nell'agire. In una situazione del genere i rapporti sociali sono certamente tenuti dai migliori e dai più, dunque sintesi di qualità e di quantità. Sicché il fatto che la maggioranza agisca in un determinato modo dà all'azione della società una particolare efficacia educativa, perché la generalità dell'azione si risolve in naturalità. Occorre, secondo il Vescovo, che ognuno lotti con se stesso per corrispondere all'azione educatrice degli altri o per fare da se stesso, in date circostanze, la propria educazione. Non trattasi di una lotta semplice perché richiede forza, coraggio e perseveranza. Grande rilievo il Vescovo dà al fattore ambientale, come quello costituito dalla famiglia, base primaria dell'edificio sociale, quale comprende anche la città, la regione, la nazione, e poi le correnti e le professioni, le correnti scientifiche, artistiche, politiche. Vedete come insinua, termine insinuare nel senso positivo ovviamente, il concetto proprio di necessità di un comportamento adeguato anche nelle associazioni, nelle correnti politiche, dice espressamente, perché sono sue parole. Nella dinamica connessione tra eteroformazione ed autoformazione non c'è spazio per l'egoismo, che è il rovescio del civismo. Sturzo definisce l'egoismo
amore disordinato, e precisa che il movente di tutte le nostre azioni è sempre l'amore, sono superuomo. Con questa differenza che facciamo il bene se ci muove l'amore ordinato e il male se ci muove l'amore disordinato. Su questi punti il richiamo a Sant'Agostino, autore da lui ben conosciuto e ben assimilato, è quasi d'obbligo per Mario Sturzo e per noi anche rifarci al Vescovo di Ippona. Perché anche Sant'Agostino, distinguendo il male morale da quello metafisico e fisico, vede l'intero corso della storia e della politica imperniato nella dialettica, nel contrasto dei due amori che introducono gli uomini verso le due opposte città, entrambi esistenti, stiamo attenti, in seno alla stessa umanità e in continua reciproca interferenza fra di loro. Dal comportamento morale e civico degli individui si stabilisce la loro effettiva rappresentanza all'una o all'altra comunità, ossia si definisce la loro cittadinanza. Sicché sono cittadini della città celeste, oggi si parlava di pace celeste, sicché sono cittadini della città celeste, coloro i quali amano tanto Dio e il prossimo sino al disprezzo di se stessi, mentre sono cittadini della città terrena, coloro i quali amano tanto se stessi sino al disprezzo di Dio e del prossimo. Attenzione a questo passaggio, per l'attuale interpretazione che si dà a Sant'Agostino, perché a tal proposito è errata l'interpretazione di coloro che vogliono identificare la prima città con la Chiesa e la seconda con la comunità civile o con lo Stato. Nella visione agostiniana, e questo è chiaro nella città di Dio, i cittadini all'interno delle due istituzioni sono fra di loro mescolati, come il buon grano e la zizzania della famosa parabola evangelica. Che ci possono essere cittadini della città di Dio all'interno della comunità civile dello Stato, ci possono essere cittadini della città del diavolo, anche tra di noi che rappresentiamo l'Ecclesia, che siamo la Chiesa. Ecco, l'importanza è questo, cioè di vedere queste due distinzioni all'interno della comunità civile, perché altrimenti ritengo che il Sant'Agostino non va interpretato alla giusta maniera. Ebbene, i cittadini della città terrena, scrive fra l'altro Sant'Agostino, sono dominati da una stolta cupidigia di predominio che le induce a soggiogare gli altri. I cittadini della città celeste si offrono l'uno all'altro in servizio con spirito di carità e rispettano docilmente i doveri della disciplina sociale. Ditemi un po' se qui non c'è indirettamente, siamo in Sant'Agostino, ancora termine civismo non era neanche immaginabile, ma Monsignor Mario, che attinge molto dal Vescovo di Ippona, certamente non possono sfuggire a lui queste sfumature. Cioè, i cui doveri della disciplina sociale, ovviamente, ci sono i doveri civici derivanti dalla comunità politica, per la comunità politica. Mario Sturzo, da parte sua, appare in perfetta sintonia di concetto e di linguaggio con il Vescovo di Ippona, anche se, come è stato accennato, si guarda bene da sorvegliato speciale di usare termini di stretta significanza politica che l'intelligenza fascista avrebbe retto e storpiato a proprio uso e consumo. Il presole piazzese, per esempio, ingloba, senza farne esplicito cenno nella teoria sulla cosiddetta educazione tecnica speciale, il concetto di virtù civica, che nella concezione moderna di Montesquieu e di Tocqueville rappresenta l'essenza della democrazia e richiede partecipazione alla gestione della cosa pubblica, comprensione e rispetto per i modi di vivere degli altri. La virtù civica non rientra tra le virtù morali propriamente dette, ma non si contrappone ad esse. Qui c'è un riecheggiamento anche di Aristotele, che, sebbene ricordate, Aristotele parlava di virtù civica, che non rientrava né nelle virtù etiche né in quelle dianoetiche.
Alla stessa maniera, l'educazione tecnica e speciale, di cui la virtù civica fa parte, si distingue dall'educazione etica e riguarda tutte le attività della vita in quanto tale, tra le quali Sturzo include espressamente la politica, se si fa riferimento alla politica del suo tempo, vedete, la politica. Egli è convinto che buona parte dell'educazione si fa spontaneamente, col semplice vivere in compagnia di coloro che sanno ed operano. Il rapporto tra morale ed educazione è ben chiaro. La morale è l'ordine razionale delle azioni, l'educazione è l'arte di agire secondo quest'ordine. La morale è ordine in astratto e in universale, l'educazione è l'arte da attuare quest'ordine in concreto e in particolare nella vita di ciascun individuo, nelle singole azioni che l'individuo fa e farà in tutta la sua vita. Esiste insomma un netto, inconfutabile primato della morale sull'educazione. E l'educazione tecnica e speciale, virtù civica compresa, può prescindere da tale primato, ma non negarlo. Le ragioni supreme dell'educazione non possono e non debbono essere misconosciute dall'uomo in ogni sua attività e in ogni suo stato sociale. Le ragioni supreme non debbono essere sconosciute. Ebbene, è stato citato Papa Francesco a Strasburgo, lo cito anch'io per un altro aspetto che rientra in questa relazione, perché questo è un concetto, cioè il fatto che le ragioni supreme debbono essere tenute in conto, che è stato ribadito il 25 novembre scorso da Papa Francesco quando, in visita al Parlamento europeo di Strasburgo, ha voluto sottolineare nel suo intervento che esiste uno stretto legame tra dignità della persona umana e trascendente, uno stretto legame, seppure nell'autonomia dell'uno e dell'altro. Quelli che, sottolinea Sturzo, credono che per far bene l'educazione speciale tecnica non sia necessario badare all'educazione morale, propriamente detta, mostrano di non conoscere o di non ricordare questo universale ordinamento delle nostre azioni al fine ultimo. È un sacerdote che parla, è un vescovo, un pastore che parla, dunque non può non vedere oltre quella che è la stessa realtà politica, oltre a quello che è lo stesso civismo, perché ci aveva detto prima, l'uomo va visto in tutto il suo comportamento e da persona onesta, e lì la persona onesta può essere protestante, può essere comunista, può essere incredulo, può essere ateo, va bene, mentre il cristiano no, deve mirare alla santità. Però è bene che quelle ragioni supreme vengano tenute in conto. E certamente insito in queste poche righe di riepilogo il riferimento alla norma regolatrice del comportamento civico del cittadino, ma anche dal punto di vista dell'autore la chiave di soluzione del problematico rapporto tra politica e morale. Si è fatto problema, come è noto, si era posto e imposto all'attenzione della pubblicistica cattolica e della stessa Chiesa dagli inizi del secolo XVI, a seguito della fortunata diffusione del principe di Niccolò Machiavelli, da cui si deduceva, e purtroppo si continua a dedurre, che la politica assurge al valore di scienza o di arte e che, in quanto tale, ha proprie leggi e si affranca da qualsiasi tipo di morale, sino a sancire la totale indipendenza da essa. Ci imbattiamo in argomenti che suscitarono sempre tanto interesse nei fratelli Sturzo e consentirono soprattutto a Luigi, paradossalmente grazie al lungo esilio, di pervenire a originali riflessioni politologiche e di scrivere apprezzabili articoli e saggi ora raccolti nell'opera Omnia, ripeto, scaricabile interamente dal sito. Il presule, per meglio chiarire il suo pensiero, ricorre didatticamente a tutta una serie di modelli di vite vissute che ci riportano alla metodologia geografica proprio del suo tempo, tipica nella letteratura sacra e molto adottata da lui nelle lettere pastorali, anche per additare in incontestabili esempi ciò che gli era vietato esprimere con le parole. Non sfugga al tal riguardo
la tendenza dell'autore a insistere su personaggi storici oggi elevati agli onori degli altari come Tommaso Moro, Giovanni Bosco, Giuseppe Moscati e altri che, sebbene su una linea di civico rispetto per le istituzioni, non hanno avuto remore a contestare il potere politico. La triade cittadino, società e autorità è abbastanza chiara agli occhi di Mario Sturzo. Egli, diagnosticando nei termini poco prima dell'esplosione dell'attrito col fascismo, sembra, mi meraviglia come questa pagina su cui sto dedicando la mia attenzione non sia stata colta, almeno io così ho potuto constatare, ma ditemelo se altri si sia soffermato su quello che sto dicendo. Ripeto, egli, diagnosticando nei termini, cioè di cittadino, società e autorità, poco prima dell'esplosione dell'attrito col fascismo, sembra dare una lezione di educazione civica a Mussolini, al Duce, come per metterlo in guardia dei rischi che egli corre per l'autoritarismo da lui stesso assunto con le famose leggi speciali del 26 novembre del 1926. Per il presule, è Monsignor Mario che parla, il principe, leggasi il duce, che è evidente, che non può essere diversamente, è certamente l'autorità costituita che regge la società. Ma la società è anche autorità in rapporto al principe, il quale, sebbene sia l'autorità per antonomasia, è sudditanza, nel senso che preme su di lui e deve premere l'autorità della società. Diceva Mussolini, stiamo attenti, è la vera autorità della società, tutto, ma si è a servizio della società. Questa, Sturzo ricorda, torna sempre lui a parlare, questa, cioè la società, non è massa brutta, ma organismo umano pensante e volente, aventi doveri e coi doveri anche diritti. E in quella pagina il Vescovo continua a scrivere come a mettere il dito nella piaga italiana, sostenendo con impressionante preveggenza che, sono sue parole, a misura, state attenti, che qui è il profeta di quello che verrà da lì a poco, che a misura, sono sue parole, ripeto, che si turba l'equilibrio della sintesi sociale, l'autorità diventa tirannica, la società ribelle, il quale equilibrio si turba o quando il principe, legga seduce, vuole tutta per sé l'autorità, o quando il popolo vuole tutta per sé la libertà. Cosa avviene dopo il 43, a 2 anni dalla sua morte? La guerra civile d'Italia, insomma, chiamata resistenza. Mussolini fece la fine che sappiamo, insomma, praticamente c'è qui tutta la situazione prevista prima ancora, anni prima che accadesse. Sì, lui voleva dire a Mussolini, stai attento, perché più ti rigidisci del tuo autoritarismo, più la società si ribella. Analisi e sintesi di questo tipo, mi sto avviando adesso alla conclusione, per cui forse manterrò i 40 minuti. Analisi e sintesi di questo tipo non potevano passare inosservate al subito lo è prevenuto controllo del regime, che come sappiamo non tardò a reagire contro il preso del filosofo, su cui fra l'altro pesava l'aggravante d'essere fratello, confidente, sostenitore e collaboratore del fuoriuscito Luigi, fondatore del Partito Popolare Italiano, il noto antifascista. La scheda biografica di Mario Sturzo, già fitta di dati precedenti, veniva costantemente aggiornata negli archivi dell'Opra, ossia dell'Opera Vigilanza e Repressione Antifascista. Questa era conoscenza di ogni fase della vita del Vescovo. Mario, infatti, e qui io mi rifaccio un po' a ciò che magari è stato detto, ma poi vedetelo come leggendolo tutto ciò in questa scheda dell'opera, che era conoscenza della figura, dell'operato di Mario Sturzo. Mario, infatti, da giovane era stato
l'ispiratore del fratello, inferiore di 10 anni, che lo seguiva e lo secondava soprattutto nelle attività socioculturali. Fra i due si era presto creato un intenso rapporto di reciproca collaborazione. Luigi nel 1884, appena quindicenne, aveva entusiasticamente collaborato con Mario, studente universitario, nella fondazione e nella presidenza del circolo culturale San Tommaso d'Aquino, aderente alla Società della Gioventù Cattolica Italiana, in cui, qui torno alla mia relazione, era tra gli obiettivi preminente anche l'educazione civica dei giovani per la formazione di una società e di uno Stato in senso cristiano. I due fratelli, intanto, si forgiavano al Magistero di Leone XIII e di Giuseppe Tonioni e, alla luce dell'insegnamento pontificio, impostavano i loro progetti religiosi e sociali e recepivano anche in senso pedagogico e civico l'esempio e le sollecitazioni di Monsignor Giovanni Baldini, vescovo di Noto, e di Monsignor Saverio Gerbino, vescovo di Casserverina e successivamente di Caltagirone. Proprio a Caltagirone, nei primi 14 anni del suo ministero sacerdotale, Mario Sturzo, nonostante i suoi diversi impegni curiali e didattici, fu vicino al fratello Luigi, divenuto anch'egli sacerdote, nell'organizzazione del movimento cattolico calatino, nella fondazione del primo comitato parrocchiale. Il tutto avviene tra il 1895 e il 1897, della sezione giovanile San Filippo Neri, della sezione operaia San Giuseppe, della sezione agricola Sant'Isidore, della Casa Rurale, intitolata a San Giacomo Maggiore. Ebbene, all'interno di queste associazioni, come si può dedurre dagli statuti e dai verbali delle attività svolte, fu un continuo e sempre crescente esercizio di civismo e di democrazia, nel senso che i soci, mentre fuori per lo Stato, non contavano nulla perché privi di diritti politici e soprattutto del diritto di voto, in queste associazioni votavano, erano eletti alle cariche sociali, magari litigavano e si abituavano alla vita democratica, civicamente. Mario fu a fianco di Luigi anche nella conduzione della Croce di Costantino, lo sappiamo, però io ho voluto cogliere il particolare che desidero mettere in evidenza. Con lo pseudonimo di Eneleo pubblicò su questo giornale una serie di racconti e romanzi a sfondo pedagogico e psicologico, sociale, laddove è facile cogliere lo spirito civicamente popolare che si inserisce nel nuovo filone della letteratura politica del movimento democratico cristiano. E a proposito dei bozzetti, dicevo al professor Caprazzano, c'è un episodio che voglio raccontare un po' per me. Don Luigi, per fare cosa gradita al fratello, aveva mandato questi bozzetti alla casa editrice torinese gestita dai padri salesiani, oggi classe 6. Ebbene, i padri salesiani, e meno male che non erano i padri gesuiti, perché altrimenti il pacco l'avrebbero mandato al destinatario immediatamente, esaminarono i bozzetti, che erano tutte a firme di Eneleo, e la risposta è stata: per questo e per questo bozzetto nulla osta. Ce ne sono due però che non possiamo pubblicare, perché parlando di amore lo si pone in maniera un po' eccessiva, che non è educativo per i nostri giovani, immaginate un po', immaginate un po' per quale selezione poteva essere fatta o in che maniera si poteva esprimere allora il vescovo, per cui i salesiani, che meno male che non erano i gesuiti, ripeto, praticamente chissà, forse si scandalizzarono per qualche parola tenera tra due coniugi, perché di questo poteva trattarsi, perché di coniugi si parla, e però dire: beh, non possiamo su questo soprassediare. Bene, Mario fu a fianco di Luigi anche nella conduzione della Croce di Costantino, questo ve l'avevo già detto. Questo ricco periodo di attività fu l'ultimo vissuto assieme dai due nel calore e nell'affetto della propria famiglia. Nel 1903 Mario fu nominato vescovo di Casserverina e Luigi intraprese la sua lunga e travagliata vita politica, ma i due, anche da lontano e anche durante il lungo esilio di Luigi all'estero, continuarono a vivere in simbiosi spirituale e intellettuale.
Il primo ventennio dei 38 anni di Episcopato di Mario, seppure con qualche delusione, consistette nel proseguimento dell'attività precedente con la dovuta attenzione alla diocesi di Piazza Armerina, che si inserisce la sua relazione, i cui problemi lo spingevano, come egli scriveva, a un lavoro di restaurazione speciale. Il Vescovo cercò di realizzare questo progetto coinvolgendo tutte le categorie sociali e avendo una particolare cura per i giovani, con precedenza assoluta fra tutti per quelle del seminario vocati al sacerdozio. Le sue prime lettere pastorali furono di marcata apertura sociale, imperniate sui principi evangelici di amore e di solidarietà e sul moderno concetto cristiano di democrazia. Si è detto già tanto, non c'è nulla da insistere su questo. Questa attività incisiva e rivoluzionaria non poté non provocare reazioni e rancori fra qualche notabile della zona, e ciò che maggiormente afflisse il vescovo anche fra alcuni preti diocesani. Il problema dell'educazione in tutti i suoi aspetti era sempre presente nell'operato del vescovo, il quale, direttamente o indirettamente, non mancava di insistere sui doveri sociali del cittadino, sul civismo quale substrato di una politica in senso cristiano. In occasione delle elezioni nazionali del 16 novembre 1919, in una lettera aperta a un candidato popolare, riportata il 9 novembre dal giornale piazzese La Libertà e citata dal compianto storico d'arcivescovo Cataldonari, il presole Sturzo così scriveva: chi ha amore per l'Italia, chi è patriota, chi ha coscienza, oggi si desta all'appello del Partito Popolare Italiano e corre alla lotta come un dovere. Che cos'è questo dovere se è un dovere civico? Non si trattava soltanto di un omaggio alla grande opera del fratello, della quale egli aveva seguito nel dettaglio il progetto e la realizzazione, ma era anche e soprattutto l'esortazione del pastore che, tenendo in conto le ragioni supreme dell'educazione, non trascurava quelle civiche. Ebbene, nel successivo ventennio la polizia non poteva non interpretare l'apostolato e gli scritti di Monsignor Mario alla luce di una siffatta scheda biografica, perché ho voluto proprio, attraverso gli occhi dei gerarchi dell'ora, andare a ritroso per farvi capire le cose su cui essi maggiormente puntavano. Scheda biografica tanto uniforme ai principi del cristianesimo e della democrazia quanto in contrasto con quelli del fascismo. Sono personalmente convinto che tra i motivi dell'accanimento dei gerarchi ai danni del vescovo non ci furono solo quelli che egli era il fratello del fondatore del Partito Popolare Italiano e il teorico del neosintetismo su cui il fascismo ebbe certamente un punto di forza nella drastica decisione della Santa Sede nei confronti del filosofo. Tra quei motivi, se non addirittura il principale, ci fu quello che il presole, già noto per il suo passato e per le sue prime lettere pastorali, continuava a perseverare con pubblicazioni e interventi pubblici e privati sul problema della educazione, inserendovi quella di carattere civico facilmente decifrabile tra le righe dei suoi scritti anche dal 1924 in poi. Basta considerare quanto pesa e quale importanza il fascismo caparbiamente e gelosamente desse al proprio sistema pedagogico e didattico avallato dal pregiato marchio di Giovanni Gentile per capire i motivi della depravata intolleranza nei confronti di un vescovo che aveva osato e osava farsi promotore e sostenitore di altri progetti del tutto antitetici a quel sistema. Non è un caso che il culmine dell'attrito si ebbe in quel rissoso 1931, allorquando il regime, impegnato a proibire l'esercitazione degli scout e l'attività dell'Azione Cattolica in contrasto con le proprie parate, volle approfittare
per la manifesta debolezza del vescovo Sturzo diffidato dalla Santa Sede, per restringere attorno a lui il cordone di sorveglianza e rendergli sempre più difficile la vita e l'azione pastorale. Grazie. Grazie a voi per la pazienza che avete avuto ad ascoltarmi, voglio ringraziare anche gli organizzatori, avevo ringraziato Messer Ambiente e Monsignor Vescovo che è stato qui ad ascoltare per tutta la giornata e in modo particolare in questa ora d'arte anche la mia relazione.